Buon pomeriggio. L'obiettivo di oggi è quello di iniziare a parlare di come funziona la percezione. Quindi, riprendendo lo schemino che avevamo fatto sulla visualizzazione, possiamo identificare tre passaggi che possono portare alla visualizzazione. Quindi, a partire dai dati, questi vengono rappresentati per mezzo di proprietà e oggetti visuali. Questi oggetti possono essere oggetto di confronti e relazioni quantitative. Sulla base di questi è possibile andare a identificare delle strutture ricorrenti, delle tendenze, delle eccezioni che sostanzialmente costituiscono l'obiettivo finale della visualizzazione delle informazioni. In questo momento noi ci concentriamo su questo livello, che è il livello di base, che ci permette di capire come possiamo andare a codificare i dati utilizzando degli attributi visuali. Come funziona la percezione visiva? Esistono diverse teorie più o meno complesse. Quella che è illustrata e schematizzata qui è una delle più semplici. Tuttavia ci permette di andare a identificare alcuni comportamenti e fenomeni che osserviamo normalmente. La percezione può essere suddivisa in due fasi, una parte fisica e una parte cognitiva, che si chiamano sensazione e percezione. La parte fisica parte da sostanzialmente uno stimolo visivo, quindi radiazioni elettromagnetiche nel range visivo, che vengono in qualche modo percepite dagli organi sensoriali, l'occhio sostanzialmente. L'occhio trasferisce le informazioni che ha ricevuto al cervello, il quale elabora queste percezioni usando meccanismi più o meno complessi. Il modello che presentiamo oggi si basa su tre livelli di memoria che vengono chiamati memoria iconica, memoria a breve termine e memoria a lungo termine. Il cervello non funziona così. È un modello che ci permette di andare a capire alcuni fenomeni. La prima memoria, quella che viene chiamata iconica, ha l'obiettivo di andare a identificare alcuni elementi fondamentali che di solito vengono chiamati pre-attentive, pre-attenzionali, proprio perché vengono percepiti automaticamente senza la necessità che noi facciamo attenzione a un aspetto piuttosto che l'altro. Si tratta, parlando in termini evolutivi, di quella serie di processi che hanno permesso agli esseri umani di sopravvivere. Per cui, il movimento, il contrasto di colori, anche se percepito al margine del nostro campo visivo, se associato magari a il messaggio del velociraptor che cerca di mangiarci, risveglia la nostra attenzione e ci permette di fuggire. Sostanzialmente, essendo un processo non conscio, è molto semplice e può essere basato su un insieme di attributi abbastanza limitato e semplice. Il passaggio successivo è quello che rappresenta la memorizzazione di blocchi di informazione, che di solito vengono chiamati chunk, dentro la memoria a breve termine, che, come suggerisce il nome, è a breve termine, ma oltre a essere a breve termine ha anche limitata capacità. È una memoria in cui memorizziamo i concetti un po' più di alto livello, che sostanzialmente accorpano le sensazioni più di base,
E questa memoria a breve termine rappresenta il punto di partenza per fare un'elaborazione un po' più elevata, che è quella che porta finalmente a memorizzare dei ricordi nella memoria a lungo termine, che è quella a cui normalmente attingiamo per andare a recuperare informazioni. Come dicevo prima, questo modello è molto semplificato e non corrisponde al vero funzionamento, che è decisamente più complesso, del cervello. Tuttavia ci permette di andare a prevedere alcuni tipi di comportamento e alcuni fenomeni in maniera tutto sommato abbastanza precisa. Esempio. Osservate attentamente questa figura. E quest'altra. Sembrano la stessa, in realtà c'è una differenza. Torno indietro. Qualcuno ha visto la differenza? L'ha notata? Lo faccio un'altra volta. Qualcuno ha visto la differenza? Lo faccio leggermente più veloce. Avete visto? Guardate il motore. Allora, come spieghiamo questo fenomeno che si chiama attention blindness, cioè cecità visiva? Allora, questo è uno dei tanti esempi che potete trovare, qui c'è un indirizzo di un ricercatore che ha studiato questo tipo di fenomeno. L'idea fondamentale è che noi percepiamo alcuni elementi e li immagazziniamo nella memoria a breve termine. La memoria a breve termine è in grado di contenere pochi elementi, quindi guardando l'immagine noi raccogliamo nella nostra memoria a breve termine alcuni concetti fondamentali, i blocchi di informazioni, chunk, che dicevo prima. I soldati, l'aereo, le ali, il cielo, la scaletta, un po' di dettagli della nostra immagine generale. Questa memoria a breve termine, come suggerisce il nome, dopo un po' si svuota. Quindi, cosa è successo? Dell'informazione, magari dettagliata, che voi avete percepito, soltanto pochi elementi vanno a finire nella memoria a lungo termine, che sono quelli che vi ricordate quando io mi fermo qualche secondo tra un'immagine e l'altra. Quindi, di tutti questi dettagli, alcuni, quindi una descrizione astratta e generale della prima immagine, vi resta in memoria. Nel momento in cui vedete la seconda immagine, cosa fate? Cercate di ricostruire l'immagine nella memoria a breve termine e cercate di confrontarla con il ricordo che avete in quella a lungo termine, che però è ovviamente molto semplificata. Quindi, a meno che voi non abbiate prestato attenzione ad alcuni particolari, ad esempio il motore, perché ve l'ho detto, nella memoria a lungo termine quel dettaglio lì non c'è e quindi non siete in grado di trovare la differenza. Un altro esperimento divertente, se andate a questo indirizzo trovate il video, è quello di un esperimento fatto con alcune persone a cui è stato fatto vedere il video di alcuni giocatori di basket che palleggiano e si passano la palla. È stato chiesto a queste cavie di andare a contare attentamente il numero di passaggi. Quindi l'attenzione delle persone era focalizzata sui giocatori e sulla palla che veniva passata da uno all'altro. Durante questo esperimento, questo video, dentro il campo visivo, quindi in mezzo ai giocatori,
passava un attore travestito da gorilla. E quindi in mezzo ai giocatori andava e saltellava da una parte all'altra. Ecco, buona parte delle persone a cui è stato fatto vedere questo video, che erano concentrate sui giocatori e sulla palla, non si sono assolutamente accorte del gorilla. Ok? È una versione ancora più estrema di questo fenomeno dell'attention blindness. Ho pochi elementi che restano nella mia memoria a breve termine per poco, dopodiché una descrizione sommaria della scena è quella che viene passata a memoria a lungo termine. Tornando ai nostri dettagli, il primo passaggio, in realtà prima ancora della memoria a breve termine, che è il passaggio che ci consente di identificare i blocchi di informazione, è rappresentato dalla memoria iconica, che è una memoria in cui vengono memorizzati i dettagli, gli elementi pre-attenzionali. Se io chiedo a voi di contare quanti sono i numeri 5 che compaiono in questa pagina, ecco, voi cosa fate? Dovete andare, ovviamente non riuscite in un colpo solo a ricordare tutti i contenuti della pagina. La memoria a breve termine normalmente contiene da 5 a 9 elementi, a seconda della complessità, a seconda di differenze individuali, eccetera. Quindi non siete in grado in un colpo solo di memorizzare tutto e poi di fare il conteggio. Dovete memorizzare blocco per blocco e poi andare a contare. Questo perché è tutto uniforme, non ci sono elementi distintivi. È chiaro che se io vi chiedo di fare la stessa operazione adesso, è tutto un altro paio di maniche. Perché? Perché alcuni attributi preattenzionali, l'intensità luminosa, il colore, attirano immediatamente la vostra attenzione su quei numeri 5. Quindi, in generale, l'obiettivo che abbiamo oggi è di capire come possiamo sfruttare i diversi attributi preattenzionali per trasferire l'informazione che vogliamo sui nostri dati. Quindi per codificare nella maniera più facilmente percepibile le informazioni numeriche. Quali sono gli attributi preattenzionali? Sono sostanzialmente quattro categorie: gli attributi di forma, di colore, gli attributi di posizione spaziale e gli attributi di movimento. Gli attributi di forma riguardano l'orientamento, la lunghezza, o la distanza, la lunghezza, lo spessore delle righe, la dimensione degli elementi, le forme, la curvatura, la presenza di segni l'essere racchiusi all'interno di qualche contenitore o area più estesa. Per quanto riguarda il colore, normalmente abbiamo la tinta e l'intensità luminosa. La posizione spaziale è quella, e poi abbiamo lampeggiamento degli elementi, la direzione di movimento e la velocità di movimento. Questi sono elementi che noi siamo in grado di percepire immediatamente. Dobbiamo sfruttarli nel migliore dei modi per supportare i compiti che deve fare chi guarda la nostra visualizzazione. E chi guarda la nostra visualizzazione sostanzialmente deve fare tre compitini di base. Deve discriminare, quindi distinguere elementi diversi. Se ricordate la pagina con tutti i numeri, non permette di andare a distinguere un numero dall'altro. Deve poter fare un confronto, quindi sostanzialmente mettere in ordine, ok?
capire chi è più grande e chi è più piccolo, e eventualmente fare una valutazione di grandezza, normalmente relativa. Quindi se ho due righe, posso dire che una riga è lunga il doppio di un'altra. Normalmente nella percezione ci sono diversi fattori che giocano a favore o contro la capacità di percepire nella maniera più corretta soprattutto gli aspetti di grandezza relativa. In particolare ci sono un paio di leggi che ci permettono di capire come funziona la percezione. La prima legge, che è la legge di Weber, o legge della minima differenza percepibile, mi dice che la minima differenza percepibile, che è quel W P X, è legata alla lunghezza degli elementi che voglio andare a distinguere, moltiplicato per un certo fattore K, che è legato a fattori soggettivi e ambientali. Il fatto che riesca a vedere gli oggetti più vicini, più lontani, che li percepisca bene a fuoco, eccetera. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente la minima differenza percepibile, dato un soggetto e una condizione ambientale, è sostanzialmente una percentuale della lunghezza che andiamo a vedere. Quindi banalmente è più facile andare a percepire come differenti due grandezze, lunghezze, dimensioni che differiscono di una percentuale elevata. Qual è la conseguenza? Allora, guardiamo questi tre casi. Se prendiamo il primo, questo più a sinistra, vediamo che le due barre, che tra l'altro sono allineate, differiscono di una certa grandezza, che tutto sommato è abbastanza piccola. Sarà un 5-10%. Riusciamo a percepire questa differenza perché le barre sono allineate. Quindi è molto facile confrontarle. Se ci ritroviamo con le stesse due barre non allineate, il gioco è sostanzialmente impossibile. È difficile, se non lo sapeste, se non lo dicessi io, capire che in realtà questa è più piccola dell'altra, perché questa barra è esattamente lunga come questa e quest'altra è esattamente lunga come quest'altra. Ok? A vederle così è veramente difficile percepire una differenza. Se andiamo a vedere la terza coppia di barre, che sono sempre le stesse, vedete che è stato aggiunto un elemento in più. Quindi se immaginiamo che queste due barre rappresentino due misure di percentuale, qui è stato aggiunto un elemento in più che è il complemento a 100 della barra, della misura. Confrontando queste due barre è immediatamente più facile percepire la differenza. Ma perché? Perché in realtà noi stiamo confrontando le due porzioni bianche. Non stiamo confrontando le due porzioni arancioni. Mentre le due porzioni arancioni, immaginiamo che siano il 95 e il 90%, differiscono di 5 su 90, le due porzioni bianche, che sono 10% e 5%, differiscono della metà, quindi del 50%. Quindi è immediatamente più facile fare il confronto. Quindi, primo suggerimento da seguire è, normalmente bisogna cercare di fare in modo che le differenze da confrontare siano ampie, in percentuale rispetto alle lunghezze o alle dimensioni, e eventualmente fornire altri riferimenti, come nel caso di queste due
completamenti delle bare che permettano di avere un confronto basato su percentuali più significative e più grandi. La seconda legge che ci dà un'idea di come funziona la percezione è la legge di Stevens. E ci dice che la scala percepita, quindi il rapporto tra due dimensioni percepite, è che P di x è sostanzialmente proporzionale a una costante per x, dove x è la vera differenza, il vero rapporto tra le dimensioni, quindi misurato con il righello, elevato alla beta, dove beta è un fattore che dipende sostanzialmente anche qui da fattori vari e soggettivi, ma principalmente dal tipo di dimensione a cui stiamo facendo riferimento. Per cui beta sostanzialmente varia tra 0,9 e 1,1 se la dimensione che noi stiamo confrontando, qui stiamo valutando i rapporti, è una lunghezza. Quindi se io confronto due lunghezze, quel beta è attorno a 1. Se io confronto due aree, quel valore beta varia tra 0,6 e 0,9. Infine, se sto confrontando due volumi, quel valore beta varia tra 0,5 e 0,8. Sostanzialmente vuol dire radice quadrata. Quindi, nel caso della lunghezza, sostanzialmente, se immagino di avere il valore intermedio, cioè 1, il rapporto che io percepisco è esattamente uguale, salvo un qualche fattore di proporzionalità, al rapporto che effettivamente c'è sul foglio, sullo schermo. Sostanzialmente, la linea verde rappresenta il caso migliore del rapporto tra due aree ed è sostanzialmente una relazione lineare. Il rapporto effettivo è uguale al rapporto percepito. Questa linea arancione è il legame tra il rapporto effettivo e il rapporto percepito quando invece di confrontare delle lunghezze andiamo a confrontare delle aree. Quindi se andiamo a prendere la dimensione, un rapporto tra due aree che è 5, vuol dire che un'area è circa 5 volte l'altra, il rapporto percepito tra queste due aree è intorno a 3. Quindi un'area viene percepita 3 volte l'altra, quando nella realtà un'area è 5 volte l'altra. Se parliamo di volume, l'errore è ancora più grande perché se andiamo a prendere un volume che è 10 volte un altro, grosso modo, viene percepito 4 volte più grande, mentre nella realtà è 10 volte più grande. Quindi, da questo cosa deduciamo? In generale che quando dobbiamo fare dei confronti, quindi quando le persone a cui presentiamo la nostra visualizzazione devono fare dei confronti, è preferibile permettere dei confronti in termini di lunghezza, perché la percezione è più accurata e più vicina a quella reale. In generale è bene evitare confronti tra le aree, a meno che abbiamo delle misure ordinali, quindi ci interessa sapere che uno è più grande dell'altro, non di quante volte più grande. E infine, usare dei volumi, a parte che il modo in cui vengono resi su un dispositivo piatto è sempre un
problema. In generale i volumi sono da evitare perché la percezione che noi abbiamo è molto alterata rispetto a quello che è il rapporto reale. A questo punto cerchiamo di capire quali attributi noi possiamo utilizzare per andare a rappresentare le nostre dimensioni. Gli attributi sono questi, quindi orientamento, lunghezza delle righe, spessore delle righe, dimensione, forma, curvatura, presenza di segni e enclosure, racchiudimento. Parliamo di orientamento. Sostanzialmente dobbiamo andare a confrontare l'angolo o, se volete, la pendenza di questo segmento. Allora, se confrontiamo A e B, sono vicini, vediamo questo segmento e quest'altro, vediamo che la pendenza di questo è superiore rispetto a questo, e quindi questo è più grande di questo. Di quanto è difficile andarlo a dire? Se andiamo a confrontare questi due angoli, che sono orientati in maniera diversa, uno verticale e uno in orizzontale, diventa un po' più difficile andare a capire quanto uno è più grande dell'altro. Secondo voi, il rapporto tra questo e questo, quant'è? Provate a indovinare, a tirare a caso. Qual è l'impressione che vi dà? A è 4 terzi di B. A è 4 terzi di B. Vicino. In realtà A è 1,4 volte B. Quindi abbastanza. C e D. Innanzitutto, qual è più grande? Allora, sono uguali, però non è facile da dirlo. Perché sono diversi? E perché in generale gli angoli, quando sono mostrati come il D in orizzontale, sembrano più ampi rispetto al caso C. Per cui vedete subito che la pendenza piuttosto che l'angolo sono due valori molto difficili da quantificare, uno deve ragionarci molto. Mentre invece sulle lunghezze è decisamente più facile. C'è anche una motivazione matematica sul fatto che più ci si avvicina al verticale, più è facile sbagliare, ma lasciamo perdere. Secondo aspetto che possiamo andare, su cui possiamo andare a giocare è la forma. Noi normalmente cosa dobbiamo andare a codificare? Dobbiamo andare a codificare delle misure che possono essere nominali, ordinali, oppure mettiamo assieme tutte le altre, quindi interval, ratio e absolute, sono continue. Quindi abbiamo queste grosse tre categorie, nominali, ordinali e continue. Su un angolo noi dovremmo essere in grado di andare a capire chi è più grande e chi è più piccolo, quindi va bene per una misura ordinale, è abbastanza difficile andare a vedere i rapporti.
Quindi sulle misure continue andare a calcolare il rapporto tra uno e l'altro è più difficile. Per quanto riguarda la forma, sulla forma non c'è un ordinamento. Il cerchio è più del triangolo o del rombo? È più grande il triangolo con la punta verso l'alto o con la punta verso il basso? Non c'è un ordinamento univoco. Quindi, al massimo, noi riusciamo a utilizzare le forme per andare a rappresentare delle misure che sono nominali. Salvo il caso in cui in realtà le forme sono dei numeri. Però quello è un caso molto particolare. Lunghezza. Allora, sulla lunghezza noi siamo sicuramente in grado di andare a confrontare chi è più lunga e chi è più corta e tendenzialmente siamo abbastanza in grado di capire i rapporti tra una e l'altra. Attenzione al fatto che la percezione molto spesso può essere influenzata dal contesto. Sicuramente avete già visto questo tipo di illusione ottica in cui una sembra più lunga dell'altra, ma in realtà dipende da queste frecce di contesto. Per cui sostanzialmente sono esattamente uguali, ma sembrano diverse. Quindi la lunghezza delle linee è un ottimo elemento, ma bisogna fare attenzione al contesto in cui viene calato. Altro elemento preattenzionale, la curvatura. Allora, sulla curvatura siamo in grado di distinguerli sicuramente, siamo in grado di capire quale linea è più curva dell'altra, ma andare a dire che una linea è curva al doppio di un'altra, di nuovo, è un qualcosa molto difficile. Quindi al massimo questo potrebbe essere utilizzato per andare a rappresentare delle misure che sono di tipo ordinale. Altro attributo preattenzionale sono gli spessori delle nostre righe. La lunghezza è una caratteristica, lo spessore è un'altra. Allora, direi che siamo abbastanza facilmente in grado di capire quale linea è più spessa di un'altra. Andare a dire quante volte una linea è più spessa dell'altra è più difficile per la legge di Weber, perché la percentuale di differenza ovviamente è molto più piccola. Quindi sullo spessore delle linee noi possiamo giocare per andare a rappresentare di nuovo variabili o nominali oppure ordinali. Sulle altre variabili continue non possiamo utilizzarlo perché il rapporto tra due tra le dimensioni è difficile da valutare. Posso andare a aggiungere dei segni agli elementi che stanno su un grafico, un baffo, uno scarabocchio, e questo mi permette di andare a distinguere un elemento dall'altro, ma non riusciamo a definire neppure un ordine. Dimensione. Uno ha si accettano scommesse. Chi offre di più, chi offre di meno?
In realtà è 16, 1 a 16. Allora è anche vero che se uno si ricorda la legge di Stevens in cui si sottostima, allora tira fuori un numero così, poi sa che l'ha sottostimato, quindi lo aumenta un po' e allora magari ci azzecca. Però non è un modo naturale di andare a valutare delle misure. Quindi di nuovo l'area va benissimo per andare a valutare delle variabili ordinali, è un po' più complicata in termini percettivi per andare a rappresentare delle variabili che siano continue. Quindi non ci permette di andare a percepire nella maniera corretta il rapporto tra le dimensioni. Il fatto che ci sia un elemento che racchiude gli altri può permettere di distinguere un elemento dall'altro, ma difficilmente ci permette di ordinare gli elementi o di valutare, o valutare i rapporti. Oltre ai fattori di forma, abbiamo anche elementi preattenzionali che sono legati alla posizione spaziale. Per quanto riguarda la posizione spaziale, dobbiamo distinguere due casi principali, quando abbiamo una scala comune o quando abbiamo due scale diverse, magari non allineate. Allora, se abbiamo una scala comune, quella verticale, riusciamo a confrontare le posizioni, quindi riusciamo a mettere gli elementi in ordine. Non possiamo direttamente fare dei rapporti a meno che andiamo a leggere qualche valore sulla scala. Okay? Però l'ordinamento ci riesce benissimo. Per cui in generale, se io voglio sapere se un punto sta più in alto o più in basso dell'altro, questo tipo di rappresentazione è perfetta. Se voglio sapere esattamente il rapporto tra uno e l'altro, devo andare per forza a leggere la scala. Se ho le posizioni rispetto a scale identiche ma non allineate, anche qui riesco a farlo abbastanza, quindi riesco a metterli in ordine, anche se con un po' più di difficoltà. Okay? Il legame con la scala, è ovvio che le scale devono essere identiche, perché se iniziamo ad avere scale che sono diverse, allora siamo fregati, la nostra percezione è assolutamente alterata. In termini di posizione può anche essere interessante andare a vedere la distanza. La distanza tra due punti normalmente io la valuto andando a immaginare un segmento che congiunge i due punti. Per quanto riguarda la distanza tra le linee, è bene ricordare che normalmente noi valutiamo la distanza in termini di quel segmento che è ortogonale alla tangente alla curva. Quindi questo segmento sbieco. Normalmente però il valore che noi andiamo a rappresentare sono due valori di y rispetto a x, quindi la distanza è questa qua in verticale, che non è quella che noi percepiamo immediatamente, che è questa qua in diagonale. Quindi la valutazione della distanza tra curve può essere problematica, perché rischiamo di percepirne una diversa da quella che effettivamente andiamo a rappresentare graficamente. In generale la posizione deve essere utilizzata per sicuramente andare a rappresentare dei dati, ma anche per permettere sostanzialmente due azioni che sono chiamate detection and separation. La detection, cioè la capacità di identificare un elemento,
sostanzialmente mi permette di andare a capire quale dato mi interessa. Voglio andare a valutare il fatturato del primo trimestre rispetto al fatturato del secondo. Un altro aspetto fondamentale che può andare a influenzare il modo in cui io percepisco le misure è quella che si chiama separation, la distanza tra due oggetti. Quindi in generale, più due oggetti sono vicini, più riesco a identificarli e a metterli vicino, a metterli in confronto l'uno con l'altro. Quindi se io ho due righe molto vicine, riesco facilmente a valutare la loro differenza e valutare quanto uno è più grande dell'altro. Se sono molto distanti, questa operazione è più complicata. È bene ricordare che però esiste anche un altro fattore. Se due linee sono troppo vicine, non riesco a distinguerle, quindi non riesco a fare quella che è la detection. Quindi devo trovare un giusto compromesso che non mi sovrapponga troppo gli elementi, quindi mi permetta di distinguere uno dall'altro, ma non me li allontani neanche troppo, perché a quel punto il confronto diventa più difficile. Attributi di forma, di posizione, abbiamo poi gli attributi che riguardano il colore. La tinta, che poi è anche legata al concetto di saturazione, e l'intensità luminosa. Se parliamo di tinta, beh, possiamo andare a distinguere un colore dall'altro molto facilmente. È un po' più difficile andare a metterli in ordine. Il giallo viene prima o dopo il rosso? Non si sa. Okay, non c'è una convenzione universale che ci permetta di ordinare i colori. Tuttavia, i colori possono essere percepiti molto facilmente come distinti, separati. Quindi in termini di categorie, i colori sono molto utili. Purtroppo molto spesso i colori vengono utilizzati anche per rappresentare dei valori continui. Molto spesso quando andiamo a vedere delle misure di temperatura, le mappe di temperatura vanno molto spesso dal rosso al blu. Dove il blu è freddo e il rosso è caldo. Il problema è che molto spesso quando vediamo delle sequenze di colori che variano in termini di tinta, la nostra percezione è di vedere dei blocchi che hanno un colore praticamente uniforme. Quindi ad esempio, se andate a osservare questa zona del verde, io vi garantisco che sono tutta una serie di verdi che cambiano, vanno sostanzialmente dal giallo che sta qua all'azzurro. Ma se voi guardate questa area qua del verde, difficilmente riuscite a vedere delle differenze. Quindi un valore che è rappresentato con questo verde qua viene sostanzialmente percepito identico a un valore che è rappresentato con questo verde qui. Invece, se andiamo a vedere nelle zone di passaggio, questo valore qua, scusate, l'azzurro, rispetto a un blu che sta subito dopo, quindi molto più vicino nella gamma di colori, vengono percepiti come molto diversi. Quindi la differenza che viene percepita è molto diversa rispetto a una gamma lineare di colori.
Per cui in generale, da un punto di vista percettivo, le scale arcobaleno sono pochissimo raccomandabili proprio per questa caratteristica. Non sono proporzionali e si basano su una serie di convenzioni che non sono universali. Quindi in generale è molto meglio evitare questo tipo di scale. Seconda caratteristica importante del colore è l'intensità, luminosità, spesso viene anche chiamato valore, che invece, a differenza della tinta, ha un ordinamento molto chiaro, quindi è universale. Il nero e il bianco, che stanno ai due estremi, sono chiaramente diversi e ho un modo ovvio di andare a ordinarli. Quindi quando dovete andare a rappresentare con dei colori dei valori ordinati, magari anche su una scala continua, è molto meglio andare a giocare sulla luminosità piuttosto che sulla tinta. Normalmente quando parliamo di colori abbiamo tre caratteristiche: la tinta, la luminosità e la saturazione. Per quanto riguarda la saturazione è difficile dire tanto o poco, non saprei in che ordine leggerla, se il colore più saturo rappresenta un valore più alto o più basso. Per cui solitamente la saturazione non viene usata molto spesso da sola, se non associata ad esempio alla tinta, per permettere una maggiore capacità discriminativa. È ovvio che se io guardo l'estremo di destra con un colore molto più saturo rispetto a quello all'estremo di sinistra, noto la differenza. Quindi se combino la saturazione con diverse tinte, massimizzo la capacità di distinguere come distinti diversi colori. Quindi in generale per misure di tipo categorico i colori vanno bene, uso di solito la tinta, magari associata alla saturazione. Se ho bisogno di valori ordinali, eventualmente anche su continui, posso preferibilmente andare a utilizzare l'intensità. Attenzione che quando utilizzate l'intensità, anche qui il contesto gioca un ruolo importante. Se osservate i due quadratini A e B, qual è più luminoso e quale meno luminoso? La prima impressione è ovvia, però se vi faccio la domanda, evidentemente deve esserci il trucco. In effetti, se io provo a spostare un pezzo del quadrato B sul quadrato A, scopro che in realtà hanno esattamente lo stesso livello di luminosità. Il fatto che B fosse racchiuso da aree che erano considerate in ombra, quindi più scure, ce lo fa apparire più chiaro. Il punto è che noi dobbiamo trovare un modo di dire: io ho dei numeri, a ogni numero associo un certo livello di luminosità. E questa è una corrispondenza, se vogliamo, molto matematica e ben definita. Se ho dei fattori attorno a questa rappresentazione che interferiscono con la percezione, rischio,
come nel caso dei due quadrati A e B, di avere una percezione alterata. Quindi, in generale, il contesto in cui faccio la visualizzazione è fondamentale. Per cui, in generale, quando andiamo a disegnare un grafico, dovremmo evitare di avere degli sfondi fantasiosi. Quindi, nelle vostre tesi, nelle vostre presentazioni di laurea, il grafico deve avere uno sfondo uniforme, non necessariamente bianco, ma un qualcosa possibilmente neutro che stacchi rispetto a tutto il resto. Lo sfondo non trasporta nessuna informazione, quindi deve essere un colore neutro che non attiri l'attenzione. L'attenzione deve essere attirata dagli elementi importanti che portano informazione, altrimenti stiamo facendo rumore. Gli sfondi devono tra l'altro essere uniformi, quindi il gradiente che passa dal chiaro nell'angolo in basso a sinistra all'oscuro nell'angolo in basso a destra rischia di riproporvi problemi analoghi a questo. Come faccio a utilizzare i colori? L'ideale è andare a mappare misure ordinali su livelli che crescono sia di luminosità che di saturazione. Ad esempio, questo è una serie di 5 colori per andare a rappresentare dei valori che possiamo chiamare divergenti, in cui abbiamo sostanzialmente un livello intermedio che possiamo chiamare neutro e due livelli estremi, uno positivo e l'altro negativo, ad esempio. Se noi andiamo a osservare, ad esempio, i due livelli a destra, potrebbero essere positivi o negativi, dipende da come vogliamo mapparli, i due livelli differiscono sia per intensità che per saturazione. Quindi questo azzurro è molto luminoso ma poco saturo. Questo blu è molto saturo e poco luminoso. In generale è meglio evitare molto saturo e molto luminoso perché sono i colori fluo, che normalmente danno fastidio. Quindi variando due attributi, l'intensità luminosa e la saturazione, ho la capacità di andare a distinguere bene questi due colori. Per andare a scegliere le sequenze di colori, ci sono diversi siti, uno molto utile è quello che è linkato lì. Che è quello che vi mostro ora. Allora, è un sito web in cui potete andare a specificare quante categorie volete andare a rappresentare, 3, 4, 5. Poi potete andare a scegliere il tipo di sequenza che volete rappresentare, sequenziale, divergente o qualitativa. Allora, sequenziale vuol dire che ho dei valori in crescita, uno più grande dell'altro. Attenzione che stiamo parlando di scale ordinali, ok? Non scale continue. Quindi il mio obiettivo è permettere di capire se un valore è maggiore o minore dell'altro, non di quanto.
Posso avere scale divergenti se ragionevolmente ho dei valori neutri in mezzo e valori positivi e negativi ai due estremi. Quindi quelle che vediamo qui sono una serie di scale divergenti, per cui io se vado a scegliere una scala vedo come viene rappresentata ad esempio con le diverse contee di una parte degli Stati Uniti. Posso avere scale che sono con diverse tinte oppure con una singola tinta. Quindi questa passa dal rosso al giallo, questa è puramente blu. Vari livelli di luminosità del blu. Se scelgo delle scale divergenti, come quella che vi ho fatto vedere prima, ho una serie di possibilità, quindi che so, questa che fa blu, verde, giallo, arancione, rosso o altro. Se le ho qualitative, l'obiettivo è di mettere dei colori che siano sufficientemente diversi l'uno dall'altro in modo da essere percepiti proprio come significativamente diversi. E qui ce ne sono alcune più o meno diverse o interessanti. Okay. Un'altra caratteristica che io posso andare a scegliere è se utilizzare delle scale che sono color blind safe. Esistono diverse patologie che costituiscono dei limiti visivi nella percezione del colore. Il daltonismo è quello più noto e anche tra i più frequenti, ma esistono altre patologie legate alla cecità ai colori che sono molto meno diffuse, ma comunque presenti. Quindi a seconda dei paesi in cui vi trovate, la percentuale di daltonici può variare dal 2-3%. Quindi se voi andate a utilizzare delle sequenze di colori che chi ha dei problemi di percezione dei colori non percepisce come differenti, vi siete sostanzialmente giocati la percezione corretta di una fetta, magari significativa, della popolazione. Per cui se andiamo a scegliere una sequenza color blind, sulla qualitativa non c'è, ma su quelle divergenti vedete che ne ho eliminate alcune, sostanzialmente quelle che hanno rosso e verde assieme, che sono i due colori che vengono percepiti in maniera indistinta. Altra importante caratteristica è la possibilità di avere dei sequenze di colori che siano print friendly. Cosa vuol dire? Vuol dire che se stampati in bianco e nero corrispondono comunque a livelli di grigio distinti. Anche questo può essere una scelta. Se la vostra visualizzazione è una visualizzazione che deve andare esclusivamente su web, non importa, probabilmente nessuno andrà a stamparlo. Ma se è un qualcosa che dovrà andare in un documento, magari verrà stampato e poi in bianco e nero. Quindi è opportuno prestare attenzione a questo dettaglio. Per cui se io vado a dire che deve essere sia color blind che print friendly, ho ridotto ancora di più la mia gamma di scelte. Per cui questa sequenza di colori, come questa, come le altre, quando stampate mi danno diverse tonalità di grigio, che possono essere comunque percepite in maniera distinta, significativamente distinta. Quindi in generale la scelta dei colori dovrebbe essere fatta tenendo conto di queste caratteristiche, andando a ottimizzare quella che è la palette di colori da scegliere. L'abbiamo menzionato prima, esistono delle persone che hanno una difficoltà nel percepire i colori, o percepirli in maniera distinta, per cui alcuni colori vengono percepiti sostanzialmente in maniera indistinta. Normalmente quello che dobbiamo fare è cercare di evitare di visualizzare assieme queste coppie di colori per agevolare una corretta visualizzazione da parte di tutti. Purtroppo rosso e verde
sembrano essere la coppia di colori più comune. Peccato che sono proprio i due colori che vengono percepiti in maniera identica. Esistono dei siti in cui potete andare a caricare un'immagine, una vostra visualizzazione e andare a vedere tramite un'elaborazione come quei colori vengono percepiti da persone con diversi problemi di percezione dei colori. Quindi in generale, riepilogando, alcuni attributi sono più adatti di altri alla rappresentazione di valori quantitativi. Sostanzialmente la lunghezza è ideale, la posizione va bene, l'intensità luminosa è tutto sommato limitata, la dimensione e l'orientamento hanno dei limiti. Altri attributi preattenzionali invece non permettono di avere una percezione di valori quantitativi. Non vuol dire che non devono essere usati, ma devono essere usati sostanzialmente per andare a rappresentare delle variabili che sono di tipo categorico. Quindi, in generale, in seguito a una serie di studi, l'ordine, la classifica dei metodi di rappresentazione quantitativa è questa. Idealmente, la posizione di un valore lungo una scala comune. Successivamente, posizioni rispetto a scale identiche, generalmente non allineate, la lunghezza, l'angolo o pendenza e infine l'area. I diagrammi a torta sostanzialmente si basano sugli ultimi due, area o angolo. Quindi sono decisamente uno dei metodi peggiori di andare a rappresentare valori quantitativi. Normalmente noi andiamo a rappresentare non un valore solo, ma andiamo a rappresentare più valori, delle serie di valori. E se abbiamo più serie, è importante in qualche modo andare a raggruppare le serie, far percepire, ad esempio, tutti i punti di una sequenza come facenti parte di una stessa entità. Anche qui ci sono stati degli studi che ci hanno permesso di andare a identificare alcuni principi, chiamati principi Gestalt, dove Gestalt vuol dire una percezione unitaria, che sono i principi di prossimità, di similarità, di racchiudimento, di chiusura, di continuità e di connessione. Noi possiamo andare a utilizzare questi principi da un punto di vista visivo per permettere la percezione di più elementi come facenti parte di una unica entità. Prossimità. Gli elementi vicini vengono percepiti come simili, facenti parte dello stesso gruppo. Per cui, nel primo caso, questo quadrato, tutti gli elementi sono equidistanti e quindi fanno parte di uno stesso gruppo. Qui ovviamente abbiamo la percezione di tre gruppi distinti. La similarità è un altro principio che ci permette di andare a identificare elementi come simili tra di loro e quindi facenti parte dello stesso gruppo. Gli elementi possono essere racchiusi in un'area o perché hanno uno sfondo comune o perché c'è una linea che racchiude quest'area e questo ce li fa percepire come di nuovo elementi
parte di uno stesso gruppo. Quando parliamo di chiusura intendiamo la proprietà della nostra percezione di farci vedere dei frammenti di riga come delle linee chiuse. Quindi il quadrato, il cerchio, pur non essendo quadrati o cerchi, vengono percepiti come una linea unica. Nel caso che vediamo qui in basso, percepiamo un triangolo completamente bianco con la punta verso il basso, pur non essendoci nessun triangolo. Perché? Perché cerchiamo di percepire le figure come figure chiuse. La continuità è un altro aspetto importante. Se abbiamo due sequenze di punti che si incrociano, tendenzialmente noi percepiamo una sequenza e l'altra, per il principio di continuità. Quindi è come se vedessimo qualcosa che si muove e questo qualcosa che si muove in maniera sostanzialmente continua e non fa dei movimenti bruschi. E quindi percepiamo le due sequenze come due sequenze di punti che si intrecciano. Infine abbiamo la connessione, quindi gli elementi che sono collegati tra di loro vengono percepiti come parte dello stesso gruppo. Quindi in generale io posso andare a utilizzare i vari attributi preattenzionali per distinguere elementi o per farli sentire, per farli sembrare, percepire uno simile all'altro. Attenzione che in generale se io uso più attributi preattenzionali assieme posso avere degli effetti di confusione. In generale il principio di base da seguire è che più ho diverse combinazioni alternative di principi di attributi preattenzionali, più faccio fatica a distinguerli l'uno dall'altro. Si parla in questo caso di interferenza di attributi. Vedete che se io uso due aree separate oppure gli elementi mischiati tra di loro, faccio fatica a percepire le due differenze. Quindi l'idea è di utilizzare gli attributi nella maniera più semplice possibile, evitando quella che è un'interferenza. Qui vediamo alcune possibili alternative in cui vado a utilizzare la forma e il colore. Se guardiamo le due varianti in alto, vediamo che ci sono due aree e questa di sinistra è decisamente più facilmente percepibile di questa a destra. Perché? Perché qui le due aree sono sostanzialmente sottolineate dal colore. Qui a destra le due aree sono rappresentate dalla forma. In generale il colore è un attributo fortemente predominante rispetto alla forma. Quindi l'unione, la somiglianza la percepiamo molto di più tra elementi anche con forma diversa ma dello stesso colore, piuttosto che tra elementi con la stessa forma ma con colore diverso. È ovvio che se io utilizzo soltanto il colore, come in questo caso, soltanto la forma, come in quest'altro, non c'è interferenza tra gli attributi e quindi va bene.
meglio ancora il caso centrale in cui ho il colore e la forma che vengono utilizzati assieme. Quindi non in maniera scoordinata, ma assieme per andare a identificare due gruppi distinti di dati. In generale, oltre agli attributi preattenzionali e i principi di Gestalt che si basano su di essi per andare a far percepire gli elementi come legati a uno stesso gruppo, abbiamo anche delle convenzioni culturali che sostanzialmente ci danno un modo di leggere le informazioni. Quella più importante è che nella cultura occidentale sostanzialmente quello che sta in cima a sinistra viene prima, precede quello che sta a destra o in fondo. Quindi possiamo utilizzare questa convenzione per andare a ordinare in termini di importanza oppure secondo un qualche ordinamento interno oppure per andare a rappresentare il tempo. Quindi il tempo ragionevolmente è un qualcosa che cresce da sinistra verso destra oppure dall'alto verso il basso. Quindi l'idea è di utilizzare i vari elementi per identificare elementi simili e dissimili e per rappresentare, ove possibile, dei valori quantitativi. O per enfatizzare alcuni aspetti. Quindi io posso dare enfasi a alcuni elementi utilizzando gli attributi preattenzionali. Di questi erano i principi di base che noi possiamo utilizzare per andare a costruire il nostro grafico. A questo punto la domanda è, una volta che abbiamo i mattoncini, quali linee guida dobbiamo seguire per andare a costruire un grafico? Per fare questo ci sono una serie di principi di integrità grafica che è bene seguire per produrre dei grafici che siano facilmente percepibili e siano percepibili nella maniera più corretta possibile. I tre principi fondamentali di integrità grafica sono il principio di proporzionalità, quello di utilità e quello di chiarezza. Quindi proporzionalità vuol dire che i valori che io rappresento nel grafico devono essere proporzionali alle misure che io voglio rappresentare o che i rapporti tra questi valori siano proporzionali ai rapporti tra le misure. Il secondo principio di utilità ci dice che gli elementi grafici che rappresentiamo in un grafico devono fornirci un'informazione utile. Tutto ciò che non è utile ci distrae e ci porta a non recepire il messaggio nella maniera corretta. Ultimo principio, quello di chiarezza. Le etichette o tutti gli elementi aggiuntivi che noi definiamo nel grafico, che non sono la rappresentazione diretta di un dato, devono concorrere a guidare la nostra percezione nella giusta direzione. Quando parliamo di proporzionalità, dobbiamo andare a valutare sostanzialmente se un rapporto tra due misure viene percepito nello stesso modo in cui viene percepito il rapporto tra le due rappresentazioni grafiche. Quindi sostanzialmente dobbiamo essere in grado di andare a distinguere degli elementi, se sono categorie, a metterli in ordine, se sono variabili, se sono misure ordinali, oppure a valutare le dimensioni relative, se si tratta di misure continue.
Okay? Le tre operazioni che dobbiamo fare sono quelle. E il risultato deve essere concorde con le misure effettive. Edward Tufte, uno dei pionieri della visualizzazione, in termini di proporzionalità, ha proposto una misura che ci permette di valutare quanto questo principio sia rispettato. Questo principio si chiama il lie factor, fattore di menzogna, ed è sostanzialmente una misura calcolata come il rapporto tra la dimensione dell'effetto che vediamo nel grafico e la dimensione dell'effetto che osserviamo nei dati, dove la dimensione dell'effetto è sostanzialmente il rapporto tra due dimensioni sul grafico e le corrispondenti misure che essi rappresentano. Per cui in generale diciamo che abbiamo un'esagerazione, un overstating, se il lie factor è maggiore di 1, un understating, una sottostima, se il lie factor è minore di 1, e diciamo che il nostro grafico è equo se il lie factor è uguale a 1. Esempio. Questo grafico è un grafico pubblicato su New York Times, mi pare, un po' di anni fa, e rappresenta sostanzialmente le prestazioni in termini di consumo di vari delle auto medie nei vari anni. Quindi qua vediamo gli anni che vanno dal 78, 79 fino all'85, e qui vediamo le miglia per gallone. Quindi mediamente nel 79 un'auto faceva 18-19 miglia con un gallone. Nell'85 con un gallone l'auto media ne faceva 27,5. Quindi questo sta a indicare che sostanzialmente il consumo è stato ridotto. Se confrontiamo quelle due righe rosse che io vi ho evidenziato e che quindi ci danno le miglia per gallone negli anni 85 e 79, vediamo che una misura 18,7 centimetri, l'altra misura 2,2 centimetri. Quindi il rapporto tra le due è 8,5. Se andiamo a prendere i valori, che sono 18 e 27 e mezzo, il rapporto tra i due è 1,5. Il lie factor è il rapporto tra questi due valori, che quindi è 5,59. Il nostro grafico ha esagerato quel rapporto di 5,5 volte. Quindi sta mentendo. E ci sono un sacco di situazioni analoghe. Molto spesso questo accade con i diagrammi a barre, in cui la misura viene codificata con la lunghezza della barra. Se andiamo a vedere questo esempio, vediamo, qui c'è la retribuzione di un pilota Air France e qui la retribuzione di un pilota Lufthansa o Swissair. Il pilota Air France guadagna 270.000 euro. Un pilota Lufthansa ne guadagna da 200 a 210. Se andiamo a vedere l'altezza di queste due barre, questa rossa sembra circa 3 volte l'altra. Quindi il rapporto è 3. Se andiamo a vedere i valori, qui abbiamo 270 su 210.
Quindi è molto diverso. Stessa cosa qua sotto. Questo avviene perché in generale se io taglio la bara a un certo punto l'altezza rappresentata è alterata rispetto alla misura. Il secondo principio è il principio di utilità. Tutti gli elementi presenti sul grafico devono sostanzialmente trasferire informazione utile. Tutto quello che non c'entra, che non rappresenta i dati, dovrebbe essere eliminato. Il principio fondamentale è about all else show the data. Quindi i dati devono essere l'elemento centrale di un grafico. Anche per questo Tafti ha proposto una misura che è chiamata data ink ratio. Ed è il rapporto tra l'inchiostro, o se preferite i singoli pixel, utilizzati per codificare l'informazione, e l'inchiostro totale utilizzato sulla pagina, sul grafico. Quindi, sostanzialmente, tanto più questo rapporto si avvicina a 1, tanto più utilizzo il mio inchiostro, o i miei pixel, in maniera utile. Il principio fondamentale da seguire è quindi di massimizzare questo rapporto data ink eliminando ove possibile gli elementi che non rappresentano dei dati e eventualmente riducendo anche l'inchiostro che rappresenta i dati. In realtà Tafti propone un redesign molto aggressivo, per cui lui parte da questo tipo di diagramma e dice in realtà il bordo non porta dei dati e quindi lo possiamo togliere. Quelle righe intermedie sfruttano quello che è l'enclosure per andare a raggruppare gli elementi, ma in realtà io potrei utilizzare il principio di connessione per andare a far percepire le coppie di colonne assieme. In realtà io quello che poi codifico qui nelle varie barre non è tanto lo spessore, che è irrilevante, è uguale dappertutto, ma è la lunghezza. Quindi potenzialmente potrei ridurre l'altezza e eliminare completamente lo spessore delle barre. Quindi questo potrebbe essere un redesign di Tafti. Anzi, questo è il redesign che Tafti ha pubblicato sul suo libro. È un po' estremo, nel senso che è più difficile da percepire, le barre sono più facili da leggere, però vi fa capire qual è il principio di base. Cioè, tutto quello che non serve in realtà può essere rimosso, ove questo non vada a influire negativamente sulla lettura del diagramma. Un aspetto fondamentale rispetto all'utilità è l'uso dei colori. I colori brillanti, saturi, normalmente attirano molto l'attenzione e dovrebbero essere utilizzati con molta parsimonia perché stancano la vista e sono quelli che permettono di andare a enfatizzare un aspetto piuttosto che l'altro. Se noi utilizziamo tutti i colori molto forti, in realtà non stiamo enfatizzando nulla. Una linea guida fondamentale che dovremmo seguire il più spesso possibile è quella che dice get it right in black and white. Cioè, cercate di avere il vostro grafico che sia chiaro e leggibile in bianco e nero, senza colori possibilmente.
Poi è chiaro che a volte magari usare delle tonalità di grigio non è il massimo, è meglio andare a utilizzare i colori perché quello facilita la percezione, la distinzione tra diversi elementi. Nel qual caso conviene utilizzare delle tonalità tenui, pastello. Quindi l'idea fondamentale è utilizzare la soluzione più semplice possibile per rappresentare i dati. Tutto il resto è spazzatura e lo stesso Taffy utilizza il termine chart junk per indicare la presenza di una serie di elementi inutili che possono distrarre, che sostanzialmente alterano la rappresentazione corretta dei valori numerici. Questo è un esempio di chart junk citato da Tufti. Il dato rappresentato è la linea rossa. Ok? Rappresenta il prezzo medio di un carato che ha avuto, scusate, un incremento nell'80 ed è poi sceso. È ovvio che qui buona parte del grafico non rappresenta nessun dato. C'è un'altra scuola di pensiero, Nigel Holmes, che è un illustratore abbastanza famoso, che è anche l'autore di questo grafico, che dice che il grafico deve essere interessante, attirare l'attenzione, in modo da poter essere facilmente ricordato. È anche vero però che noi qua siamo in una scuola di ingegneria, non siamo creativi pubblicitari. E quindi dobbiamo cercare di trasmettere le informazioni nella maniera più corretta possibile. Il terzo principio, oltre alla proporzionalità e l'utilità, è il principio di chiarezza. L'idea fondamentale è che tutti gli elementi di testo che noi riportiamo in un grafico dovrebbero essere finalizzati a migliorare la comprensione. Per cui tutte le scritte dovrebbero rispettare una certa gerarchia. Il titolo del grafico, che ci dice che cosa leggiamo nel grafico, dovrebbe essere quello più grande, e più importante, e più in alto. La dimensione del font dovrebbe essere leggibile. In generale, dovremmo scrivere in orizzontale per evitare torcicollo nell'andare a leggere i dati e infine le etichette dovrebbero essere il più vicino possibile ai dati in modo da essere facilmente leggibili. Altra raccomandazione fondamentale, mettere sempre le etichette sugli assi. Se voi non mettete l'etichetta sugli assi, non si capisce quali sono le misure che state rappresentando. L'uso del contrasto dovrebbe essere limitato a enfatizzare gli elementi importanti su cui attirare l'attenzione. Quindi l'idea dei colori brillanti, va bene, ma se sono mirati a attirare l'attenzione su alcuni aspetti.
A questo punto, come utilizziamo tutti questi principi per andare a valutare dei grafici? Vi faccio una proposta indecente. Non facciamo una pausa e andiamo avanti ancora 25-26 minuti e vediamo la seconda parte. E quindi chiudiamo prima. Va bene per tutti? Sì? Come facciamo a valutare una visualizzazione? Attenzione perché questa è la prima parte dell'esame. Avremo modo di vedere diversi esercizi, ma è importante capire i principi, in realtà i principi li abbiamo visti prima, ma il modo di procedere che vi sarà richiesto in sede d'esame. L'approccio, possiamo chiamarlo quindupel, in realtà sta per una serie di elementi chiave. Question, data, visual, in termini di proportionality, clarity e integrity. Quindi quelli sono gli elementi da osservare per andare a valutare la visualizzazione di un grafico. Abbiamo i primi tre elementi che mi dicono di andare a capire qual è l'obiettivo, cioè qual è la domanda a cui risponde il grafico. Andare a vedere i dati, ovvero le misure che vengono mostrate, sono valide o meno, e poi andare a osservare gli aspetti visuali e in particolare fare riferimento ai tre principi che abbiamo visto ora. Proporzionalità, chiarezza e non integrità, scusate, ma utilità. Quindi, le tre domande fondamentali sono la visualizzazione. Risponde chiaramente a una domanda, è chiaro l'obiettivo che vuole perseguire? Attenzione che in questo momento noi lo facciamo, guardiamo questo da un punto di vista di valutazione di un grafico scritto da altri, ma la stessa domanda dovreste farla voi stessi nel momento in cui andate a produrre un grafico. Non è che buttate un po' di numeri e punti su un grafico e avete fatto. No, prima dovete capire qual è il vostro messaggio e dopodiché potete andare a decidere come visualizzarlo. Quindi non è un'operazione semplice. Se voi non avete chiaro il messaggio, che cosa volete enfatizzare, il risultato sarà casuale. Perché le scelte degli elementi grafici non saranno guidate verso un chiaro obiettivo. Seconda domanda riguarda i dati. I dati che abbiamo, che stiamo cercando di visualizzare, sono validi, però sono misure che rappresentano i costrutti che ci interessano, e soprattutto sono utili per la domanda che ci stiamo ponendo, l'obiettivo che abbiamo. Se io voglio andare a rappresentare, che so, l'affollamento delle aule del Politecnico e lo misuro, che so, in base alla temperatura delle stanze,
probabilmente sto sbagliando qualcosa o sto facendo una grande approssimazione. Le stagioni, le porte aperte, il riscaldamento più o meno alto possono influire e quindi sto misurando quello che si chiama un proxy molto lontano di quello che è l'affollamento delle aule. Soprattutto è chiaro che tipo di dato, che tipo di misure sto trattando. Di nuovo, è una cosa che dovete valutare anche voi quando andrete a produrre un grafico. Il terzo aspetto, le caratteristiche visuali sono utilizzate in una maniera appropriata per rispondere alla domanda e per visualizzare correttamente i dati? La risposta a questa domanda la possiamo suddividere in tre parti che riguardano i tre principi di proporzionalità, utilità e chiarezza. Sono quelli che abbiamo visto un attimo fa. Quindi i valori sono riportati in maniera proporzionale e uniforme, tutti gli elementi del grafico sono sostanzialmente utilizzati opportunamente per convogliare l'informazione e tutti gli elementi che non riportano l'informazione sono utilizzati correttamente per migliorare la comprensione. Per rispondere a queste domande possiamo andare a utilizzare una specie di checklist di elementi da controllare. Innanzitutto se le proporzioni sono accurate, quindi non c'è un lie factor. Per cui se ho un diagramma a barre, la scala deve partire da zero. I dati sono ordinati in maniera intenzionale? Se abbiamo un diagramma a barre con delle categorie, queste barre seguono un qualche ordinamento logico o sono buttate lì a caso? Normalmente cosa faccio? Ordino i valori a partire dalla barra più alta a quella più bassa, perché mi interessa sapere quella la maggiore. Le ordino in ordine alfabetico, le ordino in qualche modo che sia sensato e soprattutto che sia un ordine che sia ovvio oppure facilmente comprensibile da chi guarda il grafico. In generale, tutto quanto capita dentro un grafico non deve capitare per caso, ma perché avete scelto voi di fare le cose in un modo piuttosto che nell'altro, per trasmettere il messaggio nella maniera migliore possibile. Gli intervalli sugli assi, quindi le tacche, sono equidistanti. Allora, questo è veramente difficile da non fare, nel senso che se utilizzate un qualunque programma per disegnare, anche il più primitivo, vi riporta delle tacche equidistanti. Ogni tanto però capita che alcuni grafici siano fatti e ritoccati magari a mano e quindi il risultato sia di avere degli assi che rappresentano delle misure non equidistanti. Quello è un errore di rappresentazione fondamentale. È come scrivere in maniera sgrammaticata, quindi è un errore importantissimo. Altra verifica, il grafico è bidimensionale. Le tre dimensioni, la prospettiva in particolare, alterano la percezione. E quindi sostanzialmente ci portano a non percepire in maniera corretta la proporzionalità.
La tridimensionalità, inoltre, spesso ci dà una serie di problemi, soprattutto se utilizzata come ornamento, in termini di utilità e di chiarezza. Quindi proporzionalità è il primo aspetto, il secondo è l'utilità. Quindi tutti gli elementi devono essere utili. Il testo deve essere utile, il titolo possibilmente corto, deve esserci un sottotitolo, il testo deve essere organizzato in maniera corretta, orizzontale, e le etichette utilizzate in maniera parsimoniosa. Quindi andare a etichettare tutti i punti che compaiono nel grafico di solito non è una grande idea, perché complica la visualizzazione, vi porta elementi che non sono utili. Non devono esserci decorazioni varie. Quindi il grafico con i gattini sullo sfondo, no. Il colore deve essere utilizzato in maniera corretta, quindi di nuovo non buttare dei colori a caso, ma sceglierli intenzionalmente per andare a massimizzare la capacità di discriminare i vari elementi. E il colore, soprattutto i colori intensi e saturi, devono essere utilizzati per evidenziare o dei dati particolari o dei pattern. Tendenzialmente è preferibile non avere i bordi attorno ai grafici, okay? Non sono utili. E gli assi non dovrebbero avere delle tacche che non siano utili. Se voi avete un asse su cui sono appoggiate delle barre e sotto ogni barra c'è un nome, il nome della categoria che state rappresentando, le tacche su quell'asse sono assolutamente inutili. Peccato che se fate un grafico a barre con Excel automaticamente vi ritrovate quelle tacche. In generale l'obiettivo è che il grafico enfatizzi, quindi vi permetta di percepire in maniera corretta il messaggio principale. E deve avere un adeguato livello di precisione. In generale, tutti gli elementi che io metto nel grafico devono aiutarsi nel trasmettere l'informazione quantitativa corretta. Per quanto riguarda la chiarezza, abbiamo detto che i dati dovrebbero essere etichettati direttamente, quindi in generale è preferibile non utilizzare le leggende, ma mettere le etichette direttamente vicino al grafico. E dovrebbero essere ordinati secondo qualche criterio sensato. I colori dovrebbero essere leggibili anche quando stampati in bianco e nero, che dipende qual è il vostro target, ma se pensate di andare a scrivere un documento in cui mettete il vostro grafico, quel documento probabilmente sarà stampato in bianco e nero. Devo pensare alle persone che hanno problemi di color blindness e in generale il testo deve essere sufficientemente contrastato rispetto allo sfondo. Quindi se uso sfondi bianchi, ragionevolmente dovrò andare a usare del testo e dei simboli che siano sufficientemente scuri.
sullo sfondo, chiaro o scuro. Come al solito, dipende. Se voi state preparando un grafico che deve andare su un documento cartaceo, che quindi generalmente sarà stampato su carta, che di solito è bianca, molto probabilmente è preferibile avere uno sfondo chiaro. Se avete un grafico che deve andare, per dire, su web, dipende da dove lo inserite. In generale, la linea guida fondamentale è che lo sfondo del grafico dovrebbe essere omogeneo o comunque simile a quello che gli sta attorno. Ed è una linea guida che vale anche per le proiezioni. In generale, se voi dovete andare a preparare un insieme di slide, cosa scegliete? Uno sfondo chiaro o scuro? In realtà dipende dall'ambiente in cui andrete a proiettare. Se proiettate un ambiente come questo, in cui non c'è tantissima luce, ma abbastanza, è preferibile avere uno sfondo chiaro, perché si fonde meglio con il contesto. Se invece andate a proiettare in un contesto buio, con poche luci, quindi è scuro, allora tendenzialmente è preferibile utilizzare uno sfondo scuro. Questa è la linea di guida generale, per cui, di nuovo, se il vostro diagramma va su un sito web che è progettato per basarsi su sfondi scuri, va benissimo avere uno sfondo scuro. L'importante è ricordarsi di avere un certo contrasto. Quindi se lo sfondo è scuro, tutto il vostro grafico dovrebbe essere chiaro, facilmente distinguibile dallo sfondo. In termini di chiarezza, le griglie, che di solito sono presenti sullo sfondo di un grafico, quando sono presenti, dovrebbero essere rese molto poco visibili, appena percettibili. In generale, vale sempre il principio tra il segnale che voi volete trasmettere e il rumore di fondo. Il rumore di fondo è tutto quello che non c'entra col vostro dato. Se il rumore di fondo è troppo alto, il vostro dato perde importanza, è più difficile da percepire. Le griglie, in prima approssimazione, sono rumore di sfondo. Sono utili, sì, ma in seconda battuta per andare a capire i valori, per andare a confrontare. Ma non devono attirare la vostra attenzione. Almeno, sicuramente molto, ma molto meno rispetto ai dati. Altrimenti avete perso l'obiettivo. I grafi dovrebbero avere due assi, uno orizzontale e l'altro verticale, quindi i grafici inclinati sarebbero da evitare. E poi è opportuno scegliere il tipo di grafico appropriato, più appropriato ai dati. Qui vedremo durante il corso un po' di esempi e quindi avremo modo di capire meglio quali andare a utilizzare. Infine, qualunque misura ha senso se è immersa in un contesto in cui io possa fare dei confronti. Quindi è importante andare a contestualizzare i nostri dati, andare a mettere delle linee di riferimento.
se io ho il punteggio di una qualche squadra, quel punteggio non mi dice nulla se non lo confronto con le altre squadre. O se non lo confronto col punteggio della stessa squadra negli anni precedenti. Quale dei due o quale altro confronto? Beh, dipende dal messaggio che voi volete dare. Quindi è fondamentale che voi abbiate ben chiaro che cosa volete dire e quale messaggio volete far passare. Tutte le scelte vengono poi di conseguenza. Vediamo un piccolo esempio di applicazione di questa, analisi. Allora, questo è un grafico mostrato da una TV statunitense che fa parte del network dell'NBC. E sostanzialmente è una TV locale che copre una zona della North Carolina. Le preferenze ovviamente sono legate al fatto che è molto localizzata. A questo punto le domande che dobbiamo farci sono: c'è un obiettivo, una domanda a cui risponde chiaramente? Ed è definito un contesto. Allora, la domanda sta lassù in cima. Qual è la tua squadra NFL preferita? Manca un pochettino di contesto. Chi è che ha risposto? Gli spettatori? Una popolazione più generale? Quando è stata fatta l'analisi? Ok, quindi non basta che ci sia una domanda, ma dovrebbe esserci un minimo di contesto in più che mi dice bene come e in che contesto viene fatta questa domanda. Il secondo punto riguarda i dati. Quando abbiamo a che fare con i dati, dobbiamo chiederci chi ha raccolto i dati, quando e come. Il perché in realtà ce lo siamo già chiesti prima. In questo caso, chi ha raccolto i dati è PPP, che è la sigla per Public Policy Polling, che è un'azienda che fa sondaggi. Quando? Non si sa. Allora, quella trasmissione sarà andata in onda un certo giorno, ma io non so se quel sondaggio era della settimana prima, di un mese prima, degli ultimi 6 mesi, quindi non ho idea di questi dati. Come sono stati raccolti i dati? Ci sono due aspetti. Che strumento è stato utilizzato? È stato fatto un sondaggio? Come è stato svolto il sondaggio? Che tipo di campionamento è stato fatto? Quante persone sono state intervistate? Con che criteri sono stati scelti? In base statistica? Che area geografica copriva? Ok, questi sono tutti aspetti che sostanzialmente non vengono forniti, almeno non in quella schermata. Quindi, chi ha raccolto, quando e come sono degli elementi fondamentali.
se voi andate a vedere i sondaggi politici svolti in Italia, tutte queste informazioni ci sono. Molto spesso non vengono visualizzate quando vi presentano i diagrammi alla TV, ma esiste un sito del Ministero dell'Interno in cui chiunque faccia dei sondaggi politici deve andare a registrare tutte queste informazioni. Dati. Qui vi ho riportato i dati e la somma di queste percentuali, che è 69%. Questo vuol dire che rispetto a quel grafico manca un 31% di altri. Che non sappiamo se sono stati uniti come altri, se i dati sono specifici, perché questa informazione dal grafico non riusciamo ad averla. Quindi ci sono alcune informazioni sui dati che non abbiamo, tra l'altro i dati che vengono mostrati non sono completi, e la domanda, se in generale è chiara, non è molto ben dettagliata. Aspetto visuale. Il primo aspetto che noi andiamo a vedere è la proporzionalità. Se andiamo a ragionare in termini di life factor, andiamo a vedere quanto è ampio l'angolo corrispondente al 34 e al 7%, i due angoli sono 177 gradi e 36,5. Che quindi, se andiamo a fare i calcoli, sono 4,8 in un caso e 4,8 nell'altro. Quindi non c'è nessun lie factor. Tuttavia la percezione è completamente sbagliata. Perché se guardate quel grafico ma non leggete l'etichetta, sembra che i Panther siano i preferiti da metà della popolazione che è stata interrogata. Non è così, i Panther sono i preferiti al 34%, cioè un terzo. In generale, una regola fondamentale di qualunque diagramma a torta è: se potete, non usatelo. Il secondo, se lo usate, rappresentate sostanzialmente un tutto e le parti. Qui non state rappresentando il tutto, perché avete tolto qualcosa. Quindi quella metà della torta rappresenta in realtà un terzo. Quindi, nella definizione di Tufti non è un life factor, ma nella percezione immediata abbiamo un rapporto 3 a 5. Quindi stiamo esagerando pesantemente la quota dei Panther. Ok? Quindi questo è il primo aspetto. Quindi abbiamo seri problemi di proporzionalità. Perché? Primo, in generale è molto difficile andare a percepire le aree e gli angoli e a confrontarli. Secondo, lo strumento torta è utilizzato in maniera inappropriata, anzi completamente sbagliata. Dopo la proporzionalità andiamo a pensare alla chiarezza. La chiarezza vuol dire che noi riusciamo a distinguere i nostri elementi e capire cosa sono. E se voi andate a vedere il colore dei Panther e il colore dei Patriot, onestamente non sono molto diversi.
Quindi i due. Allora, se sappiamo qual è la squadra del North Carolina, non avremmo dubbi, ma in realtà, non sapendolo, potremmo anche confondere i Panther con uno con l'altro, con i Patriot. Sono veramente molto simili. In generale, vale la solita regola, per cui normalmente i livelli di ogni attributo preattenzionale che io riesco tranquillamente a distinguere sono circa 4. Più salgo, più è probabile che mi confonda. E qua abbiamo un certo numero di colori e dopo un po' è difficile andare a distinguere. Secondo aspetto, utilità. Uno degli aspetti da considerare è l'uso delle etichette, delle scritte in maniera gerarchica, ovvero andando ad assegnare una dimensione che sia legata all'importanza del messaggio che portano. Qui, a parte il titolo, la parte successiva importante sono i nomi delle squadre. E se però voi confrontate la dimensione del nome della squadra con la dimensione della fonte di questi dati, sembra che la fonte sia più importante delle squadre. E questo è un errore. Altro aspetto importante, che riguarda forse più la chiarezza che l'utilità, è il fatto che in generale, quando ho una leggenda e il mio grafico, io devo fare avanti e indietro tra la leggenda e il grafico per andarlo a decodificare. Quindi andare a segnare ogni fetta della torta o ogni elemento del grafico, se è un altro tipo di grafico, la categoria corretta. Per cui in generale è preferibile non mettere un grafico e una leggenda separata, ma bensì mettere le etichette vicino ai vari elementi. In questo modo non devo fare avanti e indietro con gli occhi tra il grafico e la leggenda, semplificando molto la lettura. A questo punto inizia la seconda parte del l'esame. Fare un redesign. Scegliere un tipo di grafico che sia più opportuno, capire quali sono i dati e metterli, scriverli da qualche parte e scrivere una pagina HTML che sia in grado di ospitare questo grafico. Quindi nel resto del corso, oltre a vedere alcune caratteristiche dei grafici, un po' per volta, noi andremo a vedere tutto quello che ci serve per andare a fare un redesign e costruire una visualizzazione web di dati nella maniera migliore possibile. A questo punto abbiamo, se volete, chiuso la prima parte, o comunque significativamente una parte importante della prima sezione del corso, e quindi lunedì prossimo potremo trovarci in laboratorio e iniziare a mettere in pratica quanto appreso, cioè iniziare a analizzare dei grafici con l'approccio che abbiamo appena visto per capire quali sono le problematiche. Quindi lunedì pomeriggio in laboratorio, Live 1. Arrivederci.